Ciao a tutti, benvenuti in un altro video. Oggi risponderò a tutte le domande sugli zaini impermeabili. C'è un po' una leggenda urbana e anche un po' di confusione intorno al termine impermeabile, quindi vedremo che cos'è uno zaino impermeabile, sfateremo un po' di miti e risponderò alle domande più frequenti. Cominciamo! Cominciamo sfatando subito il mito dello zaino repellente. Come funziona la protezione dalla pioggia quando si parla di zaini? Ovvero, ci sono i materiali, ci sono le cuciture e ci sono le cerniere, o comunque l'accesso allo zaino. Questo zainetto, per esempio, è fatto di un materiale che ha una copertura, un rivestimento, che lo rende, che repelle l'acqua, ovvero quindi questi materiali sono repellenti all'acqua o in inglese water repellent. Queste sono terminologie che sentite da esperti, non esperti, eccetera. Quindi, se piove, ovviamente il materiale qui mi proteggerà dalla pioggia fino a un certo punto, perché il materiale repelle l'acqua, le cuciture no, ovvero ad un certo punto. Se sono sotto l'acqua, l'acqua entrerà tramite queste cuciture. Un altro possibile punto di accesso per l'acqua sono le cerniere, ovvero alcuni zaini hanno queste flap, queste protezioni aggiuntive alla cerniera, che ovviamente aiutano, non lo rende impermeabile, ma aiuta ovviamente. Certo, l'acqua potrà sempre entrare prima da questa cucitura. E poi attraverso la cerniera. Se per esempio il vostro zaino non ha questa flap, l'acqua potrà entrare semplicemente all'interno tramite la cerniera. Ci sono alcune cerniere che hanno un rivestimento in plastica che aumenta diciamo le vostre chance e più che altro il tempo che voi potete stare sotto l'acqua prima che l'acqua entri all'interno dello zaino. Di nuovo, non sono impermeabili, sono semplicemente una linea di difesa in più contro gli elementi. C'è anche da dire che più lo zaino è pieno, più le due labbra di plastica che proteggono la cerniera si aprono, si distanziano fondamentalmente. Quindi anche queste cerniere che effettivamente fanno un ottimo lavoro fino a un certo punto, ovviamente funzionano di meno se lo zaino è molto pieno, ok? Quindi i materiali dello zaino possono anche essere impermeabili, repellenti all'acqua, ma le cuciture e le cerniere non lo sono. Quindi, quali caratteristiche rendono uno zaino veramente impermeabile? Beh, la prima ovviamente è che le cuciture siano impermeabili. E ci sono due tipologie di costruzione che rendono una cucitura impermeabile. La più semplice è quella che posso farvi vedere qui, tramite questa sacchetta stagna, si chiama seam sealing, ovvero è una specie di scotch che viene praticamente incollato dietro alla cucitura e permette che l'acqua non entri attraverso le cuciture. Il secondo metodo di costruzione è quello del welding, che può essere fatto con materiali molto più spessi, per esempio quelle borse con il roll top in plastica molto, molto più spessa che vedete se fate kayak, se fate subacquea o comunque sport marini, le conoscete. E fondamentalmente, dato il materiale più spesso, possono essere compresse e scaldate ad un punto che vengono proprio saldate. Infatti, welding vuol dire saldate. Questo è il metodo migliore, quelle sono le borse che sono più impermeabili, più stagne. Questa borsa qua fondamentalmente mi proteggerà dalla pioggia, se sommersa probabilmente proteggerà il carico fino a un certo tot. A un certo punto è possibile che l'acqua entri all'interno di questa borsa dalle cuciture, per esempio, o dalla apertura, ovvero. Parlando, prima vi spiegavo come la cerniera può lasciar permeare l'acqua. Ci sono delle cerniere che sono al 100% waterproof o impermeabili, ma sono molto costose. Io, per esempio, ne ho utilizzate molte perché come sommozzatore usiamo le tute stagne che hanno queste cerniere,
ma non sono cerniere che voi volete aprire e chiudere per prendere le cose dal vostro zaino, è una cerniera che tu apri una volta, è dura, è grossa, prendi quello che ti serve, chiudi, nel nostro caso la apri, ti infili dentro la mutastagna, la chiudi e la lasci lì. La Patagonia fa alcuni zaini con queste tipologie di cerniere, sono molto costose e non è, diciamo, la user experience migliore. L'altra opzione è quella più classica, è quella del roll top, ovvero una chiusura di questo tipo che una volta rotolata due o tre volte, se chiusa come si deve, appunto, non lascia entrare l'acqua, quindi la pioggia non può entrare. Quindi, per essere veramente impermeabile, uno zaino deve rispettare queste caratteristiche. Deve sì essere fatto di materiali repellenti all'acqua, impermeabili, ma soprattutto le cuciture e il metodo di accesso, le cerniere, devono anche loro essere impermeabili. Altrimenti lo zaino è più o meno resistente all'acqua. Nei miei video io cerco sempre di utilizzare la terminologia corretta, a volte senza pensarci le cose si sparano, ma questa è una differenza e un problema, tra virgolette, che io vedo anche nelle case che vendono gli zaini. Quando si parla di zaini c'è un po' questa confusione e si dice è water repellent, waterproof, è una parola che viene buttata così a caso molto molto spesso. Una delle cose, dei metodi più semplici per proteggersi dagli elementi è la rain cover, ovvero una copertura per la pioggia che è o inclusa dentro il vostro zaino o potete acquistare separatamente per appunto coprire il vostro zaino. Renderà il vostro zaino waterproof? Allora, la pioggia non entrerà perché queste coperture hanno appunto la tecnologia del seam sealing, che è quella che vi ho appena fatto vedere, che è quella che voi vedete per esempio nelle giacche, nelle rain jackets. E se ovviamente lo zaino vi cade in acqua, no, entrerà da qualche parte, ok? Nel caso invece di tutti gli altri zaini da viaggio, i materiali sono più o meno di qualità, più o meno resistenti all'acqua, le cuciture non sono seam sealed, a parte alcune eccezioni ovviamente, e magari possono avere delle cerniere resistenti all'acqua o meno. Se non rispettano queste caratteristiche che vi ho appena spiegato, non sono impermeabili, ok? Se avete delle domande, mettetemele nei commenti, spero di aver chiarito questo topic. Se questo tipo di contenuti vi interessano, iscrivetevi al canale, lasciate un like. Grazie mille e alla prossima!